Gloria al Signore. Alleluia, Dio d'amore. Padre Santo, Dio della gloria. Nel nome di Gesù Cristo siamo qui. Alleluia, alleluia. Grazie, Padre. Perdonami, Signore. Grazie, Gesù. Conosci il mio cuore. Alleluia. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu comprendi da lontano il mio pensiero e conosci a fondo tutte le mie vie. Gloria al Signore, alleluia. Poiché la mia parola non è ancora sulla mia bocca, che tu la conosci, Signore, tu mi circondi, mi stai di fronte, tu poni la tua mano su di me. Grazie, Padre. Dove potrò, oh Adonai, dove Signore della gloria, la tua presenza sempre troverò. Signore, opera con lo Spirito Santo. Siamo qui nella tua presenza. Esaminami, alleluia, mio oh Dio. Conosci il mio cuore, conosci il mio bisogno. Signore, ti adoro, alleluia, piega il mio cuore davanti a te. Ti ringrazio per l'amore che hai per me. Alleluia, chiedi al Signore di piegare il tuo cuore alla sua volontà. Perdonami, Signore, conosci il mio cuore. Alleluia, tu sai quando gloria al Signore. Alleluia, metti la tua vita nelle sue mani. Alleluia, lascia ogni pensiero che non viene da Lui. Alleluia, abbassati nella sua presenza. Alleluia. Oh gloria, alleluia, Cristo della gloria, alleluia. Intervieni, Signore, benedici il tuo popolo. Alleluia. Oh Spirito Santo. Alleluia. Tu poni la tua mano su di me. Usci di Italia, non lo sai. El Kiriato, El Mahaya, El Sotiria, Pashe Kleve. Spirito Santo, alleluia. Parla, abbiamo bisogno del tuo parlare, del tuo messaggio, della tua parola. Oh, tu conosci il nostro cuore, Signore, opera nella vita di ogni fratello, di ogni sorella. Parla a ognuno di noi, Signore. Che sia il tuo Spirito Santo a ministrare, perché l'uomo, Signore, non può dare nulla se non viene da te. Io ti ringrazio, Dio della gloria, oh Padre celeste, nel nome di Gesù Cristo siamo qui, Padre, nella tua presenza, Signore, ai tuoi piedi, oh Re di gloria, perché vogliamo ascoltare la tua parola, il tuo insegnamento, il tuo messaggio. Padre, parla con lo Spirito Santo al cuore della tua Chiesa, al cuore dei tuoi
i figli delle tue figlie, Signore, ai tuoi servi, affinché possiamo essere, Padre, trasformati, rinnovati, Signore, alleluia, santificati secondo il tuo volere. Signore, sgrida ogni pensiero carnale, caccia via ogni pensiero malvagio, ogni pensiero che non ti appartiene, lo rifiutiamo nel nome di Gesù, lo cacciamo via nel nome di Gesù, alleluia. Vogliamo la sapienza di Cristo, Padre, la mente di Cristo, la verità di Cristo, la voce di Cristo, alleluia. Signore, che sia tu a ministrare, alleluia, perché noi siamo polvere, noi siamo argilla, dipendiamo da te, Signore, alleluia. Apri ogni cuore, ogni mente per ricevere la tua parola. Apri la mia bocca con franchezza, secondo il tuo volere, la tua verità, Padre. Io mi metto da parte, che sia lo Spirito Santo, alleluia, a operare in mezzo a noi per la gloria di Gesù Cristo, l'unigenito proceduto dal Padre, benedetto in eterno. Amen, alleluia, gloria, gloria, gloria al Signore. Dio vi benedica, cari nella fede, alleluia, è una gioia, una grande benedizione, alleluia, ritrovarci nella presenza del Signore. Noi viviamo nella presenza del Signore, noi viviamo nella parola del Signore, noi viviamo nello Spirito del Signore, alleluia. Gesù dice: se voi dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, alleluia, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Ti voglio dire, caro che mi ascolti, dimora in Gesù, alleluia, dimora nella parola, alleluia, abita nello Spirito, alleluia, vivi nello Spirito, alleluia, una vita profonda nello Spirito. Amen. Di questo voglio parlare, con l'aiuto dello Spirito di Dio. Amen. Questo è l'argomento che voglio condividere con voi in questo messaggio qui in diretta su Facebook. Alleluia. Per la gloria del Signore, ogni giorno condivido la parola di Dio, prima di tutto su YouTube, per la gloria del Signore, ogni mattina sono in diretta con la parola del Signore, e adesso ho avuto in cuore di condividere un messaggio qui su Facebook, amen, per edificare, per esortare la fratellanza, alleluia, a vivere una vita pienamente consacrata al Figlio di Dio, amen, che è Gesù Cristo. Non basta dire io credo, io credo in Gesù, ma come vivi? Amen. Tante persone dicono io credo, io sono evangelico, io sono cristiano, ma come vivi? Come stai vivendo? Quali sono le tue opere? Qual è il tuo comportamento? Qual è il tuo carattere? Come vivi? Come parli? Come cammini? Alleluia! Dai loro frutti li riconoscerete, dice il Signore. Amen, fratelli. Che la pace del Signore sia con voi, alleluia, la gioia e la verità dimori nei vostri cuori. Questo è quello che abbiamo bisogno. Voglio condividere un messaggio biblico, a Cristo la gloria, dal titolo "Un vero uomo di Dio deve saper disciplinare se stesso". Amen. Per fare la volontà di Dio, per vivere una vita coerente, alleluia, per vivere una vita da onorare il Signore, amen, una vita, gloria a Cristo, approvata da Dio, amen. Perciò non basta dire io credo, io sono evangelico, io sono pentecostale, ma come stai vivendo? Cosa fai con la tua vita? Come ti comporti? Questa parola è per tutti, fratelli. Questa parola è per te, ma anche per me. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Questa parola vale per l'uomo di Dio, ma anche per la donna di Dio.
Questa parola vale per il credente, per i cristiani, ma anche per i ministri, perché tutti quanti dobbiamo vivere una vita consacrata. Amen. Ma tu non puoi dire io sono un pastore, io sono a posto. No, tu non devi solo predicare, devi vivere in accordo al volere del Signore. Benedetto il nome del Signore. Amen, alleluia, gloria a Gesù Cristo. Prima Corinzi, amen, capitolo 9, vi invito ad aprire la Bibbia, cari fratelli, sorelle, nella grazia, alleluia. Prima Corinzi, capitolo 9, leggeremo dal verso 24. Grazie, Padre, per la Tua parola, Signore. Io credo che Tu ci stai già parlando, Signore. Alleluia! E chi ha orecchi da udire, oda la voce dello Spirito Santo che parla alla Chiesa, che parla al tuo cuore, al mio cuore, alleluia, nel nome di Gesù. Padre, che questa parola penetri nelle profondità del nostro cuore per liberarci, rinnovarci, santificarci, illuminarci, alleluia, fortificarci con la tua verità, con la tua potenza, con la tua grazia. Signore, guida tu ogni pensiero, ogni parola, ogni cosa. Te lo chiedo nel nome di Gesù e ti ringrazio e ti lodo e a te rendo tutta la gloria, l'onore in eterno. Amen, amen, nel nome di Gesù. Dio vuole parlare al tuo cuore, caro fratello, cara sorella, uomo di Dio, donna di Dio. Lo Spirito Santo vuole parlare a ognuno di noi, ma noi dobbiamo avere un orecchio sensibile, alleluia, per ascoltare, gloria al Signore, la voce dello Spirito. Amen. E non solo per ascoltare, ma per conservare la sua parola nel nostro cuore, conservare la parola nel cuore, nel centro del nostro essere, e non solo per conservarla, ma per viverla, per praticarla. Gloria a Dio, questo è il tuo bisogno, il mio bisogno, che non siamo solo degli ascoltatori della parola, ma che siamo dei facitori, amen, alleluia, della parola del Signore. Cari nella fede, il Dio vi benedica abbondantemente, vi riempia di grazia, vi riempia della sua presenza. Amen. Siamo in tempi difficili, stiamo vivendo negli ultimi tempi, fratelli, giorno per giorno. Fratelli, la venuta del Signore è sempre più vicina, si vedono i segni dei tempi, si vedono le profezie compiersi, si vedono, fratelli e sorelle, i segni dei tempi davanti a noi. Amen. Cristo è alle porte. Alleluia. Che il Signore ci aiuti, fratelli, a essere consapevoli di questo, a non essere cristiani che dormono, come le cinque vergini stolte che dormono, che non hanno l'olio, che non sono pronti. Noi vogliamo essere pronti, alleluia, essere facitori della parola, non solo ascoltatori e nemmeno solo predicatori, perché anche a me non mi basta predicare la parola. Se io predico ma non vivo la parola, se io predico e non pratico, se io predico e non osservo, sono un ipocrita, fratelli. E gli ipocriti saranno cacciati nelle tenebre di fuori, lontano dal regno, lontano dalla gloria, lontano dalla presenza del Dio vivente. Allora vogliamo esaminare noi stessi se stiamo vivendo veramente nella fede. Vogliamo esaminare noi stessi se stiamo camminando nello Spirito. Vogliamo esaminare noi stessi se siamo sinceri. Come stai vivendo la tua vita cristiana? Come stai vivendo la tua fede, sorella, fratello? Come stai vivendo la tua spiritualità?
che il Signore della gloria, alleluia, ci aiuti a vivere la parola in ogni momento della nostra vita, perché non chiunque dice Signore, Signore entrerà nel regno di Dio. Amen. Ma chi fa la volontà del Padre? Tu devi fare la volontà del Padre, non basta solo conoscerla, non basta solo studiarla. Ci sono persone oggi in tante comunità che loro studiano la volontà del Padre, sono dei buoni studiosi, studiano, fanno seminari, corsi biblici, studi di teologia, fanno tanti corsi, sono degli studiosi, ma stai vivendo la parola? Così ti dice lo Spirito Santo, come stai vivendo? Non bato rima tale che me sai, ama chi te levi a sendaraia. Non basta conoscere la volontà di Dio, fratelli, questa parola vale anche per me. Non basta sapere la volontà di Dio, non basta predicarla, dobbiamo viverla. Amen. Quanti hanno il coraggio di dire amen? Alleluia, gloria al Signore, fratelli. Siamo nei tempi della fine. Che matori matalia sei, che il Signore ci aiuti, amati, nella fede. Amen. Io sono qui perché, alleluia, voglio condividere la parola della verità. E perché amo i fratelli, amo le sorelle nell'amore di Dio, amo, alleluia, le anime. Per questo che ogni giorno predico la santa parola. Amen, alleluia, per la gloria del Signore che morì per noi e risuscitò per noi. E adesso noi dobbiamo vivere non più per noi stessi, amen, ma per colui che morì e risuscitò per noi. Per chi stai vivendo? Per quale motivo stai vivendo? Per quale scopo stai vivendo? Tu devi vivere per Cristo. Perché se tu non vivi per Cristo sei già morto e nemmeno te ne accorgi. Se tu non stai vivendo per fare la volontà dell'Eterno, del Signore, tu sei già morto. Se tu non vivi per Cristo tu sei già morta, anche se ti chiami evangelica. Perché mi dispiace, ma ci sono tante evangeliche che non stanno vivendo per il Cristo. Ci sono evangelici che non vivono per Cristo, ma vivono per altre cose. Sono distratti, sono tiepidi, sono, fratelli, influenzati dal mondo, amano il mondo, vivono per le cose del mondo e sono morti, lo dice la Bibbia, non lo dica ma iso barai telea no mahande remashia. Alleluia, lo Spirito Santo ti sta parlando. Alleluia, io non ti conosco, ma io sento, alleluia, che l'unzione di Dio ti sta parlando. Alleluia, per chi stai vivendo, donna? Per chi stai vivendo, uomo? È inutile che ti chiami evangelico se non vivi per me. Alleluia. È inutile che ti chiami evangelica se non vivi per me, se non vivi per la mia gloria, se non vivi per la mia volontà, se non vivi per piacere a me, se non vivi per fare la mia volontà. È inutile che ti chiami evangelico. Così dice il Signore, alleluia, lo dice anche nell'Apocalisse a uno angelo, a un servo delle sette chiese dell'Apocalisse. Il Signore gli dice: tu hai il nome di vivere, ma sei morto. Tu hai il nome di vivere, ma tu sei morto. Tu hai il nome di cristiano, ma sei morto. Hai il nome di evangelico, ma sei morto. Hai il nome di cristiana, ma sei morta, perché non vivi per me. E se tu non vivi per me, sei già morto. Così dice il Signore, per chi stiamo vivendo, fratelli. Questa è una parola viva,
una parola efficace, una padore beteri mishai, una parola potente e una spada a due tagli, alleluia, parla a te ma parla anche a me, questa parola va lì ma arriva anche qui, alleluia, perché io devo vivere, alleluia, non mi basta solo predicare, allora io dico Signore aiutami a vivere, aiutami a essere, alleluia, sincero, a essere vero, aiutami, alleluia, a vivere per la tua gloria, a vivere per te, a vivere per la tua volontà, o Cristo della gloria. Ma il Signore riprendeva l'angelo di quella chiesa dell'Apocalisse: tu hai il nome di vivere, ma sei morto. Hai il nome di pastore, hai il nome di evangelista, hai il nome di pentecostale, hai il nome di evangelista, ma sei morto perché sei lontano da me, perché sei distratto, perché sei distratta, perché vivi una vita ipocrita, una vita di apparenza, una vita falsa, una vita doppia. Ma fratelli e sorelle amati nel Signore, chi può ingannare il Dio vivente? Posso io ingannare il Dio vivente? Posso io fare il santo davanti a voi e poi essere un peccatore? Posso io, fratelli, ingannare l'Eterno? Non posso, alleluia! Oh, ma i turi che li mashai, per questo con la sua grazia mi impegno di vivere una vita consacrata e lo faccio con gioia, con amore, con ringraziamento, perché ho capito, grazie a Dio, ho capito che solo Cristo è la mia vita, Cristo è la vera vita, Cristo è la ragione di vivere. Quanti dicono amen? Potrei io ingannare il Dio della gloria? Potrei io, fratelli e sorelle, fingere davanti al Dio della gloria? Alleluia, che ha occhi come due fiamme di fuoco. Posso io, che sono così piccolo, imperfetto e debole umanamente, posso io ingannare colui che ha fatto i cieli e la terra, o che i suoi occhi contemplano, alleluia, tutto quello che è in cielo e negli abissi? Posso io ingannare l'Eterno? Non posso. Io devo essere sincero, io devo essere vero, io devo essere un uomo integro, io devo, alleluia, consacrarmi, alleluia, per amore, alleluia, perché Cristo è morto per me e adesso io devo vivere per Lui. Sorella, Lui è morto per te, vivi per Lui. Cristo è morto per te, vivi per Lui. Per chi stai vivendo? Per cosa stai vivendo? Quali sono gli interessi della tua vita? Avere un bel lavoro? Tanti hanno l'interesse, io voglio avere un contratto a tempo indeterminato, mio Dio, è quello lo scopo della tua vita? Guadagnare? Essere chissà un uomo di successo in questa terra? Essere una donna di successo in questa terra? È questo lo scopo della tua vita? Farti una villa di 2-3 piani? Avere una macchina da 100.000 euro, qual è lo scopo della tua vita? Essere un buon ministro, neanche quello deve essere il vero scopo. Essere un grande predicatore, neanche quello. Ma vivere per Cristo, alleluia, vivere per Gesù Cristo, amare Gesù Cristo, alleluia, amen, alleluia, camminare con Gesù Cristo. Alleluia, respirare con Gesù Cristo, pensare con Gesù Cristo, alleluia, vivere per Lui, vivere in Lui, amen, che tu possa dire, alleluia, non sono io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Io sono stato crocifisso con Cristo. Fratelli, l'io, l'uomo, il carattere, il pensiero deve sparire. Ogni cosa umana deve sparire. Noi dobbiamo vivere solo in Cristo. Fuori di Lui tutto è vanità.
Cosa cerchi, sorella? Per quale ragione vivi, fratello? Fuori di lui tutto è vanità, tutto è un inganno, tutto è un'illusione. Noi dobbiamo vivere solo per lui. Amen. In vista di lui, per glorificare lui. Alleluia. Per servire lui, per ubbidire a lui, a Cristo il Signore. Amen. Gesù Cristo è il Signore. Amen. Gloria al suo santo nome. Che Dio ci aiuti, fratello. Non c'è un altro modo di vivere il cristianesimo. Se tu cerchi un altro modo, un inganno, una menzogna, un'ipocrisia, una falsa religione del diavolo, anche se si chiama evangelica, ci sono persone che pensano di essere cristiani solo nei culti, cristiani solo nelle riunioni, cristiani solo nelle assemblee, cristiani solo in una riunione, in un culto. Tu devi essere cristiano ogni momento, alleluia, devi vivere in Cristo, devi camminare con Cristo, non devi essere tu, devi essere Cristo, alleluia, devi avere la mente di Cristo, il cuore, amen, alleluia, di Cristo. Indamazzo terricheia ishotai ismeleche, i sentimenti di Cristo. Perché ti voglio dire, i tuoi sentimenti umani ti portano alla rovina. I miei sentimenti umani mi portano alla perdizione. I miei sentimenti carnali mi portano all'inferno. Tu devi togliere tutto, devi rinunciare a tutto, devi lasciare da parte il tuo io, affinché Cristo viva in te e tu vivi per lui. Non c'è un'altra vita, fratelli, non c'è un altro cammino. Se tu vivi un cristianesimo solo nei culti, come li chiamano i culti, vivi una fede solo nelle riunioni, solo nella comunità, tu stai vivendo una vita di apparenza. Come dice la scrittura, hanno l'apparenza della pietà, hanno l'apparenza della spiritualità, hanno l'apparenza di essere, alleluia, uomini spirituali, ma poi come vivono? Poi come vivi? Rinnegano la potenza, perché vivono tanti, mi dispiace, non tutti, fratelli, ma tanti vivono una doppia vita. Nelle riunioni sono una persona, in casa sono un'altra persona, nella chiesa sono una persona, nel lavoro sono un'altra. Quello è un cristianesimo del diavolo, è un inganno del diavolo, è una bugia del diavolo. Che il Signore lo sgridi. Tu non puoi vivere una doppia vita. Nel culto sei così e poi in casa sei in un'altra maniera. Quello è un inganno, fratelli e sorelle. Noi dobbiamo vivere in Cristo sempre. Alleluia. Per Cristo sempre. Amen. Con Gesù Cristo sempre. Non c'è un'altra vita cristiana. Se tu non vivi così, tu sei perso. Sei perso in una chiesa, sei perso in un labirinto religioso. Mio Dio, misericordia, sei perso in una spiritualità umana, fasulla, corrotta. Se tu non vivi profondamente in Cristo, dove stai vivendo? Stai vivendo nel tuo io? Stai vivendo in te stesso? Stai vivendo dove? Nella religione? Cosa stai vivendo? Come stai vivendo? Qual è il senso della tua vita? La vera vita è Cristo. Vivere per Lui. Dimorare, oh alleluia, in Lui. Camminare con Lui. Cibarsi di Lui. Ecco perché Gesù disse: se voi non mangiate la mia carne
e non bevete il mio sangue, non avete vita in voi stessi. Vi state illudendo, siete morti, siete lontano da me. Il vero cristianesimo è mangiare la sua carne, alleluia, bere il suo sangue, amen, vivere in lui, cibarsi di lui. Glorioso il nome del Signore, alleluia, stare in contatto con lui ogni tempo, ogni momento, alleluia, anche quando sei a letto. Cosa fai quando sei a letto? Cosa pensi quando sei a letto? Sono persone che quando sono a letto si dimenticano che sono cristiani. Mio Dio, abbi misericordia. Persone che quando sono a letto o con la moglie o da soli si dimenticano che sono cristiani. Iniziano a pensare tante cose prima di dormire, a fare delle fantasie, a dare spazio alle immaginazioni, a tanti pensieri, e quando sono a letto si dimenticano che sono cristiani e iniziano a fare tante cose. Ma il vero cristiano anche a letto sente l'unzione dello Spirito Santo. Amen. Vedete che io ho la gioia, fratelli, grazie al Signore. Alleluia. Il vero cristiano anche quando è a letto alza le mani, alleluia, e parla lingue. Amen, alleluia. Il vero cristiano anche quando è a letto, alleluia, prima di dormire, che sta meditando, è lì, oh alleluia, e sente il fuoco dello Spirito Santo. Amen. Il vero cristiano vive nella gloria. Il vero cristiano, alleluia, non cerca la gloria. Il vero cristiano vive nella gloria, perché Cristo in noi, la speranza della gloria. Oh, alleluia. Per chi stai vivendo, fratello? Per quale motivo stai vivendo? Amen. Voglio leggere il brano che Dio mi ha messo in cuore, cari nella fede. L'argomento di questo messaggio è: il vero uomo di Dio e anche la vera donna di Dio devono saper disciplinare se stessi, amen, per non essere squalificati, per non essere riprovati, per non essere rigettati da Dio. È cosa terribile essere rigettati dal Signore. Ci sarà il pianto, il soffrire per l'eternità. Essere rigettati da Dio ti porterà l'angoscia, al grido, al lamento, alla distruzione eterna. Perciò non vivere di apparenze, basta con le apparenze. Vivi per Cristo, basta con la falsità, fratelli, basta con l'ipocrisia, amen. Non essere un ipocrita, alleluia, te lo dico nel nome di Gesù Cristo, amen. Basta con l'ipocrisia, a chi vuoi ingannare? Che hai una doppia vita, una doppia faccia, un doppio carattere, ma chi vuoi ingannare, alleluia? Se tu sei un ipocrita, il diavolo ti sta ingannando a te. Tu sei nell'inganno. Ma se stai ascoltando questo messaggio, è perché c'è ancora speranza. Pentiti e grida al Signore. Pentiti, alleluia, e metti a posto la tua vita con il Signore. Pentiti, alleluia, e ritorna al primo amore, per la gloria di Gesù Cristo, che ti dà un'opportunità, perché Lui che ti sta dando un'opportunità. Se stai ascoltando questo messaggio, alleluia, al nome di Cristo, gloria, da parte di Dio, alleluia. Prima Corinzi 9, benedetto il nome del Signore, prima Corinzi 9, dal verso 24, alla gloria del Signore, amen. Dice così: non sapete voi
che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio. Alleluia. Correte in modo da conquistarlo. Come stai correndo la tua vita cristiana? Come stai vivendo la tua vita cristiana? Come stai camminando? E vale anche per me. Come sto camminando nella mia vita cristiana? Stiamo noi correndo in modo da conquistare il premio che il Signore ci ha messo davanti per la sua gloria? Pur noi, umanamente, essendo indegni, noi non meritavamo niente, fratelli. Io spesso dico, io per tutti i miei peccati che ho commesso nella vita passata, ho detto nella vita passata, io meritavo l'inferno, meritavo la condanna, meritavo la morte eterna, ma Gesù Cristo ha avuto pietà di me, per questo che oggi sono qui, e io sono qui seriamente, io sono qui, alleluia, in un servizio spirituale. Io sono qui, alleluia, non a passarmi il tempo, alleluia, perché a me Facebook non mi fa passare il tempo. Amen. Io sono qui a predicare la parola del Re dei Re, che un giorno ti chiamerà in giudizio. Quello che io sto dicendo è questione di vita o di morte. Non prendere alla leggera quello che sto dicendo. Ti può costare la morte, ti può costare la perdizione eterna, se tu prendi alla leggera, se tu disprezzi, se tu rifiuti quello che sto parlando. Quello che io sto parlando è la verità dell'unico e vero Dio. Amen. E se tu stai ascoltando, è perché Lui ti sta dando un'opportunità di salvare la tua anima, di liberarti da quella vita maledetta che stai vivendo. Perché se tu non vivi per Cristo, ascoltami bene, chiunque tu sia, ti chiami religioso, puoi essere anche evangelico, ma stai vivendo una doppia vita. Ti chiami cattolico, ti chiami ateo, ci sono anche atei, che Dio abbia pietà, mi viene da ridere, atei, vergognatevi atei, basta che tu alzi gli occhi al cielo e riconosci che c'è un creatore, alleluia, un creatore, un Dio della gloria, un Dio onnipotente che ha creato il cielo, la terra, l'universo. Alleluia! E Lui ti sta dando un'opportunità di ascoltare questa parola. Ma se tu la rifiuti, sarà la tua morte. Perché se tu non vivi per Cristo, tu sei sotto il giudizio. Se tu non vivi per Cristo, stai vivendo una vita maledetta. Chiunque tu sia, ascoltami, lo dice la Bibbia, non lo dico io. Io sono solo un messaggero, un servo, uno strumento, alleluia, ma è la parola dell'Onnipotente. Se tu non vivi per Cristo, tu sei un maledetto, sei una maledetta. Se tu non stai vivendo per Cristo, sei morto, sei già morto. Chiunque tu sia, ateo, religioso, cattolico, musulmano, anche evangelico, ma se non vivi per Cristo, sei sotto la maledizione, sei già condannato, sei morto. Ma il Signore, che è misericordioso, ti sta dando un'opportunità in questo momento di mettere a posto la tua vita, di mettere a posto in ordine la tua esistenza.
di, alleluia, pentirti e di cambiare il tuo cuore. Il Signore ti sta dando un'opportunità. Se tu non vivi per Cristo, tu sei morto. Già adesso sei morto, dentro di te sei morto. C'è uno spirito di morte. C'è uno spirito di morte. Ecco perché non hai pace. Ecco perché non riesci a dormire. Ecco perché ti senti tormentato nella mente. Perché non stai vivendo in armonia con Cristo. Ascoltami bene. E sei nella maledizione. Perché la Bibbia dice che sono maledetti quelli che non cercano la parola di Dio. Sono maledetti. Lo dice la Bibbia. Perciò se tu non stai vivendo per Gesù Cristo, sei maledetto. Sei perso, sei morto. Ma il Signore ti sta dando una opportunità. Chiunque tu sia, ateo, religioso, cattolico, musulmano, testimone di Geova, chiunque tu sia, il Signore Gesù Cristo ti sta dando una opportunità. Anche a te, che sei un evangelico dalla doppia vita, un evangelico di nome, un evangelico ipocrita, un evangelico carnale, il Signore ti sta dando un'opportunità di riconciliarti con Lui. Te lo dico nel nome di Gesù Cristo, così dice la parola di Dio: riconciliatevi con Dio. Amen. A Dio sia la gloria. Amen. E dice ancora, alleluia, l'apostolo Paolo, ispirato da Dio, dice: ora chiunque compete nelle gare si autocontrolla in ogni cosa, alleluia, e quei tali fanno ciò per guadagnare una corona incorruttibile, ma noi, alleluia, una corona incorruttibile. Qui l'apostolo Paolo, con la saggezza di Dio, dà l'esempio di un atleta che deve correre una corsa o una gara per conquistare un premio, una corona, un trofeo. E un atleta, materialmente parlando, si deve autocontrollare. Se un atleta vuole vincere la gara, deve vivere una vita nell'autocontrollo. Non può fare quello che vuole. Un atleta, se vuole vincere il premio, non può darsi alla pazza gioia, darsi ai piaceri sfrenati. Tutti noi sappiamo che un atleta, fratelli, parlando nel materiale, un atleta di un certo livello si deve dedicare completamente alla sua attività. Se vuole vincere il premio, alleluia, se vuole avere dei risultati, se vuole ottenere, fratelli e sorelle, la vittoria, l'atleta, per esempio, un atleta di un certo livello, se domani deve fare una gara, una competizione, non può andare in discoteca la sera prima, non può abbandonarsi ai piaceri della carne, non può ubriacarsi, non può fare quello che vuole. E l'apostolo Paolo, con la sapienza di Dio, prendeva questo esempio, che se un atleta si autocontrolla in ogni cosa, quanto più noi, quanto più io e quanto più tu. Amen, alleluia, gloria al Signore. Rallegrati nel Signore. Alleluia, devi avere la gioia, gloria al Signore. El Mahai Torea. Io sono qui a parlare con gioia, fratelli. Alleluia, gloria al Padre, alleluia. Quanto più tu devi vivere una vita nell'autocontrollo, se vuoi conquistare il premio, la corona incorruttibile, se vuoi raggiungere la meta,
della vita eterna con Cristo. Devi avere autocontrollo, amen, in ogni area della tua vita, come più avanti dirà Paolo. Devi saperti disciplinare, amen, fratelli. Il Signore ci benedica insieme. Se vuoi conquistare il premio, alleluia, se vuoi, alleluia, arrivare alla meta, se vuoi entrare nel regno eterno di Gesù Cristo, devi disciplinare te stesso, devi avere autocontrollo, devi saper controllare i tuoi istinti. Ascoltami bene, alleluia, devi saper dominare i tuoi istinti, devi dire di no a certe cose, amen, devi dire di no alla carne, cioè alla natura peccaminosa, perché ci sono persone così ignoranti, permettetemi dirlo, che quando diciamo carne pensano alle bistecche. Io non sto parlando di bistecche o di carne alla brace, sto parlando della tua natura peccaminosa, corrotta, ribelle e malvagia, che non vuole fare la volontà di Dio. Allora, se io voglio entrare nel regno di Dio, devo dire di no alla mia carne. Amen? Tu non puoi entrare nel regno di Dio se ti lasci dominare dalla carne. Non puoi. È inutile, anche se ti chiami cristiano, evangelico, anche se dici di essere pentecostale, dici di essere un pastore, un ministro, puoi dire quello che vuoi. Ma se tu non sai dominare la tua carne, non puoi entrare nel regno dei cieli. Così diceva Paolo, fratelli. Noi dobbiamo, per la gloria di Dio, vivere nell'autocontrollo. Amen. Io devo saper controllare le membra del mio corpo. Amen. Quanti dicono amen? Se io, per la gloria di Dio, per la gloria del Signore, ascoltami bene, sono un vero uomo di Dio, la mia mano destra non mi può dominare. Se tu sei un vero figlio di Dio, la tua mano destra non ti può dominare. Ah, fratello, la mia mano mi domina. Fratello, sono debole. Ogni tanto devo... Fratello, sai, ogni tanto la mia mano mi domina. Fratelli e sorelle, chi si fa dominare dalla mano peccaminosa non può entrare nel regno di Dio. Il tuo occhio non ti può dominare. Ti fai dominare dall'occhio, ti fai trascinare dalle cose che vedi. Guardi le donne, guardi gli uomini, e poi nel culto, alleluia, osanna, parli due lingue, anche il diavolo parla lingue, che il Signore lo sgridi, era un angelo di luce, era un angelo, un cherubino unto, il diavolo sa parlare più lingue di te. È inutile che vai al culto, oh Signore, lodato sia il Signore, Signore sei grande, o sei un predicatore, poi... Quando sei da solo guardi le donne su Facebook, guardi le foto delle donne sensuali, guardi le gambe delle donne, guardi il corpo delle donne, ti stai facendo dominare dall'occhio, ti stai facendo dominare dalla carne. Paolo diceva, io disciplino, alleluia, il mio corpo! Perché il corpo è il tempio dello Spirito Santo, fratelli. Permettetemi che a volte devo gridare, ma io sento la potenza di Dio. Amen, alleluia. Il tuo corpo è il tempio di Dio. Non dire, ma dai, fratello, ma Dio guarda il cuore. Oggi ci sono queste dottrine, fratelli. Dottrine tiepide, leggere. Dottrine accomodanti, fratello, non ti preoccupare, Dio conosce il tuo cuore. E poi col corpo, cosa stai facendo col corpo? Ti masturbi, fumi, guardi le donne, guardi film indecenti, ti vesti come una meretrice, ti vesti come un adultero, un fornicatore, ti vesti come...
un immorale, una immorale. Paolo diceva: io disciplino il mio corpo. Non diceva: io disciplino il mio cuore. Il cuore, Dio guarda il cuore, Dio guarda il... E cosa parli con la lingua? Dio guarda il cuore e Dio non vede quello che tu dici con la tua lingua? Dio non vede le schifezze che fai con la tua lingua? Dio non vede quando ti metti la sigaretta in bocca? Dio non vede quando ti ubriachi? Dio guarda il tuo cuore soltanto? Dio non vede come ti vesti? Che sei una immorale, una indecente, una provocante? Oh fratello, tu mi offendi. Fratello, ma cosa dici? Fratello, sarà più duro essere all'inferno e bruciare. No, fratello, tu predichi troppo forte. Fratello, sei troppo duro. Sarà più duro stare all'inferno. Ascoltami, io ti amo, io ti vorrei abbracciare adesso, gloria a Dio. Dio lo sa. Oh, alleluia. Io vorrei abbracciarti adesso e pregare insieme, gloria a Dio, e dire: Signore, benedici questa persona. Ma io sono un uomo, ma io so che Gesù è lì con te, che ti sta ministrando, ti sta toccando, ti sta parlando, alleluia. Non farti ingannare da Satana. No, fratello. Dio conosce il mio cuore, fratello, Dio conosce il mio cuore. Ma Paolo diceva: io disciplino il mio corpo. Amen. E di questo voglio parlare, fratello. Io ho appena iniziato. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Benedetto il nome del Signore. Io sono qua con serietà. E io non sono qui a scherzare, né a perdere tempo. E neanche a cercare la fama che il Signore sgridi. Se io avessi voluto cercare la fama, sarei rimasto nel mondo a fare quello che facevo prima. Ma ora io sono un servo di Gesù Cristo per la sua divina gloria. Quanti danno gloria al Signore? Amen. E io sono qua nella serietà a parlare la parola del Signore che tanti non hanno il coraggio di fare. Predicano un messaggio leggero, un messaggio soffice, un messaggio superficiale e pensano di essere a posto, ma stanno vivendo un inganno del diavolo, un inganno religioso, un inganno di una doppia vita. Fratelli e sorelle, perciò vogliamo essere sinceri. Amen. Davanti a colui, davanti al quale non possiamo nascondere niente. Amen. Amati nella fede. Paolo diceva qui in Prima Corinzi 9, verso 27, ed era questo il verso che mi colpiva, soprattutto sul quale, alleluia, ho voluto condividere il messaggio, questo verso. Alleluia, ascoltate fratelli, è molto importante. Paolo, guidato dallo Spirito Santo, gloria al Signore, diceva: io disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù. Io, alleluia, disciplino il mio corpo, cioè io esercito autocontrollo sulle mie membra affinché non mi faccio dominare dagli istinti della carne, affinché non mi faccio dominare dai desideri della carne, della mia natura umana, non mi faccio dominare dalle cose che mi fanno male. E Paolo diceva: io disciplino il mio corpo. Amen. E lo riduco in schiavitù, cioè il mio corpo lo devo dominare. Alleluia. Il mio corpo, alleluia, lo devo sottomettere al volere di Dio.
Ma oggi purtroppo tanti si fanno dominare dal corpo, si fanno dominare dalle debolezze, si fanno dominare dagli istinti, si fanno dominare dai piaceri, dai vizi. Come puoi dire il Signore conosce il mio cuore con la sigaretta in bocca? Disciplina il tuo corpo, alleluia, domina il tuo corpo. Come puoi onorare Dio con la sigaretta in bocca? Come puoi onorare Dio guardando la pornografia? Come puoi onorare il Signore della gloria guardando le donne degli altri? Come puoi onorare Dio masturbandoti, che il tuo corpo ti domina? Sei schiavo delle passioni. Ah, Dio conosce il mio cuore, fratello. Dio, sì, Dio sa che nel tuo cuore ci sono impurità e concupiscenze. Il tuo corpo non deve essere uno strumento di peccato, dice la Bibbia, ma deve essere uno strumento nelle mani di Dio, per la gloria di Dio, per la santificazione. Dice Romani capitolo 6, Paolo si impegnava di dominare il suo corpo, alleluia, di disciplinare il suo corpo per non andare in perdizione. Eppure Paolo era un apostolo, era un uomo di Dio, era un uomo riconosciuto, ma lui, fratelli e sorelle, lottava. Infatti dice: io dunque corro, alleluia, ma non in modo incerto, così combatto, ma non come battendo l'aria. Paolo lottava, combatteva spiritualmente, lui correva questa gara per la corona incorruttibile, per la gloria di Gesù Cristo. E tu cosa stai facendo? Tu come stai vivendo? Noi cosa stiamo facendo? Come pensiamo? Alleluia, ascoltatemi bene, fratelli, come pensiamo di arrivare alla meta? Vivendo nei desideri della carne, essendo amici del mondo, essendo amico delle tenebre, come pretendi di arrivare alla meta? Con i vizi? Guardando tutto il giorno la televisione? Guardando quei film immorali, peccaminosi, indecenti? Così pensi di arrivare alla meta? No, ti stai ingannando. Devi disciplinare te stesso. Devi disciplinare te stesso. Il vero uomo di Dio deve saper disciplinare se stesso. Disciplinare ci parla, alleluia, di un ordine, ci parla di, alleluia, ubbidienza. Disciplinare ci parla, fratelli, di camminare rettamente con l'aiuto del Signore. Come vuoi entrare in cielo? Come vuoi entrare in paradiso? Come vuoi, alleluia, raggiungere la meta della vita eterna? Vivendo una vita superficiale, una vita leggera, una vita ipocrita, una vita doppia. Cari che mi ascoltate, non si può così. Quella è la via larga. Anche se tu pensi di essere cristiano, ci sono persone che ingenuamente non si accorgono, loro pensano di essere cristiani, ma stanno camminando nella via larga, stanno camminando nella via ancora peccaminosa, stanno camminando ancora lontano da Dio, anche se frequentano delle riunioni,
frequentano una chiesa, un'assemblea, dicono di essere membri di una religione, non so quale religione, puoi essere cattolico, ortodosso, musulmano, buddista o anche evangelico purtroppo, ma se tu non stai vivendo per Gesù Cristo al 100%, tu sei già perduto. Anche se hai la Bibbia in mano, la Bibbia sotto il braccio, sei perduto, perché stai vivendo una doppia vita, stai vivendo una vita dell'inganno, stai vivendo una vita falsa, stai vivendo una vita carnale, non ti stai sottomettendo alla volontà di Dio. La Bibbia dice: non vi ingannate, non ci si può, non possiamo beffare Dio. Amen. Ciò che l'uomo semina, altresì raccoglierà. Chi avrà seminato per la carne, dalla carne raccoglierà che cosa? Corruzione, perdizione, rovina, morte, condanna. Chi semina per la carne raccoglierà la corruzione, ma chi semina per lo spirito raccoglierà la vita eterna. Per chi stai seminando? Per cosa stai seminando? Per chi stai vivendo? Stai vivendo per Cristo veramente o stai vivendo ancora per te stesso? Stai vivendo ancora per il materiale? Stai vivendo ancora per il denaro? Stai vivendo ancora per le cose di questa vita terrena? Ti stai ingannando, caro. La vita del cristiano deve essere completamente concentrata su Cristo. Alleluia, sulla sua parola e sulla sua volontà. Noi dobbiamo camminare con Lui, vivere per Lui, amen, dimorare in Lui e Lui in noi, una comunione, carissimi, profonda, una comunione intima. Come dicevo, che ci sono momenti che anche quando sei a letto, prima di dormire, tu lo lodi, lo glorifichi, non sei lì a fare altre cose. Sono persone, dicono di essere cristiani, prima di dormire si masturbano, cadono nella carnalità, nelle fantasie carnali, sessuali e tante cose perverse prima di dormire. Dormono coi demoni e poi dicono: io sono cattolico, io sono ortodosso, io sono evangelico, e poi dormi con il diavolo, masturbandoti, vivendo in ogni tipo di fantasia perversa, vivendo una vita carnale. Tu così pensi di entrare in cielo? Non si può entrare in cielo così. Se nessun predicatore te l'ha mai detto, te lo dico io per la gloria del Signore. Anche se tu ti chiami evangelico, pentecostale, ti chiami come vuoi, ma se tu vivi nella carne, non puoi entrare nel regno di Dio. Per entrare nel regno di Dio, dobbiamo vivere nello Spirito. Alleluia! Una vita consacrata, una vita santificata, una vita che rinuncia ai falsi piaceri che il diavolo ti propone, perché il diavolo, che l'Eterno lo sgridi, è un bugiardo, un ingannatore, un impostore. Ti offre delle cose perché lui vuole portarti alla rovina. Ma il vero cristiano sa dire di no, alleluia, no, perché io vivo per Cristo. Amen, alleluia, perché io sono di Cristo, perché io amo Cristo. Satana, vai via, alleluia. E tu puoi dire di no al diavolo anche quando sei da solo in camera tua. Non è che dici: vabbè, adesso nessuno mi vede,
vado su YouTube a guardarmi un pochino di quei film dove ci sono le donne nude. Un pochino, dai, ogni tanto mi devo sfogare, sono un uomo. No, il vero uomo sa dire di no al diavolo. Amen, sei un vero uomo? La vera donna di Dio sa dire di no al diavolo. Alleluia, dovunque si trova, alleluia. Quando il diavolo viene a farti quelle proposte indecenti, quando il diavolo ti vuole tentare, il diavolo ti vuole corrompere, tu gli devi dire nel nome di Gesù, vattene via Satana. Io sono di Cristo. Amen, alleluia. Io appartengo a Cristo. Cristo vive in me, alleluia. Anche quando sei a letto, prima di dormire, tu puoi adorare. Io a volte ci sono dei momenti che mi devo trattenere, vorrei alzare la voce anche alle 2 di notte e dire alleluia, perché sento la gloria di Dio, anche quando sono sdraiato a letto, amen, alleluia, sono nello spirito, sento quella gloria, quella nuvola, alleluia, della presenza di Dio che mi avvolge, e lo dico per incoraggiarti, alleluia, gloria al Signore, perché Cristo è reale. Amen, alleluia, gloria al Signore. Ma Lui vuole vedere persone disposte, uomini disposti, donne disposte, alleluia, credenti disposti a dire no alle cose del mondo, alle cose del diavolo, alle cose della carne, e dire Cristo vive in me. Alleluia, io appartengo a Cristo, alleluia, io sono di Cristo, alleluia. Oh, ma iteneme shaliketo, alleluia. Allora sarai ripieno della sua gloria e non vivrai più una vita tiepida, una vita fredda, una vita apatica, una vita bugiarda, perché i bugiardi non entreranno nel regno dei cieli. Ascoltatemi, fratelli. Io sto per finire, ma poi continueremo, Dio piacendo. I bugiardi non entrano nel regno dei cieli. E bugiardo non è solo uno che dice le bugie con la bocca. Il bugiardo non è solo uno che dice le bugie, ma il bugiardo è un ipocrita che vive una vita falsa, una vita bugiarda, che dà un'apparenza davanti agli altri di qualcosa che in verità non lo è. Un bugiardo è una persona che vive una doppia vita. Vuoi che ti vedano che sei spirituale, ma in verità non lo sei. Sei un bugiardo. Vivi una vita bugiarda. Vivi una vita ipocrita. Così non si può entrare nel regno dei cieli. Gesù vuole uomini sinceri. Quanti dicono amen? Gesù Cristo vuole donne sincere. Alleluia! Gesù Cristo vuole, alleluia, una chiesa che ama solo Lui, una sposa fedele, un credente fedele, un cristiano fedele, una donna fedele, sì, fedele fino alla morte. E io ti darò la corona della vita, dice il Signore. È per questo che noi dobbiamo, amati nel Signore, fortificarci nello Spirito Santo, nella preghiera, umiliandoci, aggrappandoci alla potenza di Dio, rifugiandoci in Lui. Solo così possiamo vincere, perché il Signore dice alle chiese dell'Apocalisse: a chi vince, amen, a chi vince, a chi vince, io gli darò da mangiare dell'albero della vita che è nel mezzo del paradiso. A chi vince, io lo vestirò di splendide vesti. A chi vince, io lo farò sedere con me sul mio trono. A chi vince, amen, tu devi vincere, alleluia, per entrare nel regno di Dio. Devi vincere, alleluia, contro la carne,
Amen. Contro i desideri, contro il diavolo, devi vincere sapendo che Cristo ha già vinto per te, ma tu devi prendere una decisione seria, sorella, una decisione seria, fratello, alleluia. Non puoi camminare con due piedi, uno di qua, uno di là, devi prendere una decisione seria, alleluia, e la potenza di Dio ti soccorrerà. La potenza di Dio ti aiuterà, la potenza di Dio, alleluia, ti equipaggerà, gloria al suo nome santo, la potenza di Dio, alleluia, ti darà vittoria, ti darà autorità, la potenza del Signore, alleluia, ti darà quella autorità, quella vittoria, la potenza di Dio, alleluia, farà meraviglie, alleluia, gloria al Signore, ma tu devi imparare, caro fratello, noi dobbiamo imparare a disciplinare il nostro corpo. Io non posso pretendere di entrare nel regno di Dio se il mio corpo si lascia prendere dagli istinti. Io do libertà a ogni tipo di istinto. Se io lascio andare il mio corpo alle passioni e mi faccio dominare dal corpo e mi faccio condizionare dal corpo, mi faccio influenzare dalla carne, così non si può entrare nel regno di Dio. Dice qui, per finire, disciplino il mio corpo. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù, perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato. Tu devi disciplinare il tuo corpo, perché se no, dopo aver parlato, predicato, evangelizzato agli altri, tu stesso, se tu non disciplini il corpo, puoi essere squalificato, riprovato, rigettato. E noi non vogliamo questo, fratelli. Noi vogliamo che il Signore ci accolga nel suo regno di gloria. Perciò vogliamo disciplinare il nostro corpo tramite lo Spirito Santo che vive in noi, tramite la preghiera, tramite l'aiuto del Signore, tramite la parola del Signore. Vogliamo disciplinare noi stessi per vivere pienamente in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Padre, ti ringrazio per questa parola. Padre, ti ringraziamo per questo messaggio. Signore, ti ringraziamo, alleluia, perché la tua verità ci rende liberi. Alleluia, Signore, che questa parola porti libertà, porti liberazione. Questa parola, Signore, che viene dal cielo, viene da te, viene dalla tua presenza, che questa parola distrugga ogni fortezza, ogni ragionamento, ogni inganno del diavolo. Signore, distruggi ogni fortezza. Signore, nel nome di Gesù, spezza i legami, spezza le catene, e che ci siano dei cuori sinceri, che possiamo, Padre, alleluia, col tuo aiuto, Signore, nel nome di Gesù, disciplinare il nostro corpo. Signore, che possiamo veramente, Dio mio, piacere a te, ubbidire a te, essere sinceri, essere trasparenti, essere puri. Signore, riempici con lo Spirito Santo. Opera nel cuore di ogni fratello che ascolta. Padre, nel nome di Gesù Cristo, alleluia, per la tua gloria, intervieni in ogni sorella, liberando, trasformando, alleluia, illuminando. Signore, fai grandi meraviglie in ogni persona che ascolta e ascolterà questo messaggio, per la tua gloria, affinché ognuno di noi possa rinunciare a se stesso, prendere la croce ogni giorno e seguirti, Gesù, in questo cammino di gloria, di ubbidienza, di santità.
per la corona della vita eterna, Signore, per arrivare nella nuova Gerusalemme che tu hai preparato nel tuo regno di gloria. Signore, nel nome di Gesù, dacci potenza, alleluia, dacci forza, dacci quel vigore che abbiamo bisogno per vincere la battaglia spirituale. Signore, riempi i miei fratelli, che loro vedano una grande trasformazione, un grande cambiamento, una grande rinascita nella loro vita, Padre. Oh, per la tua gloria, rinnova ogni cuore, opera in ogni cuore, Adonai del cielo. Alleluia, ti ringrazio, Signore, a te rendo tutta la gloria, l'onore e la lode. Che questa parola continui a lavorare in quei cuori che hanno bisogno, Padre, in quelle anime e anche in quei corpi che hanno bisogno di liberazione. Che questa parola, che è spirito e vita e potenza, faccia un'opera straordinaria, miracolosa, un'opera gloriosa da parte tua, Padre, nel nome di Gesù. Ti ringrazio, lo credo e ti do tutta la gloria in Cristo Gesù, benedetto in eterno. Rimanete nella pace, rimanete nella presenza, rimanete in contatto con lo Spirito Santo e Dio vi benedirà potentemente. Amen, amen. A Cristo tutta la gloria.